Allora, siamo quasi pronti alla partenza. Vai. Impressioni a caldo? A caldo. Scatto per superare i ragazzi. Riprendo la fuga. Primo giorno, siamo a un terzo della tappa. Già 1300 metri di dislivello fatti. Stiamo per entrare in al campo imperatore. Tre bellissime tappe in giro per l'Abruzzo. La prima da Penne a Castel del Monte, passando però per Campo Imperatore. 87 km spettacolari per un totale di 2000 metri di dislivello. Gli ultimi 3 km della prima tappa. Abbiamo Maffo in fuga. Fabio che sta controllando il diretto avversario, il capitano dell'Ansgrohe. Lo controlla molto da vicino. Seconda tappa, meno impegnativa, ma non per questo meno spettacolare. Da Castel del Monte a Caramanico Terme. 100 km per un totale di 1200 metri di dislivello positivo. Non lo so. Sì, sì. Wafer. Guarda. Locker. Guarda. Ed infine il tappone che ogni ciclista dovrebbe fare. Da Caramanico Terme abbiamo affrontato la salita a Blockhouse, la bellissima discesa panoramica ed infine siamo arrivati nella città di Chieti. 99 km per un totale di 2600 metri di dislivello positivo. Questa è stata sicuramente la tappa che ho sofferto di più. Infatti queste sono le conseguenze. Un viaggio spettacolare, che sì, richiede tanto allenamento e tanta fatica, ma che ti vedrà percorrere dei paesaggi unici in Italia, per poi finire anche a rinfrescarti nelle acque di Pescara.